Nuova puntata di SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Buonasera, ma hai riportato in comune. Sei contento? Ma sì, da turista va bene, perché altre cose non se ne parli neanche. Ti piaceva venire qui e comandare, dai. No, diciamo quella volta sì, ma oggi col senno del poi basta, ho dato, non ne voglio più sapere assolutamente. Preferisco venire con te a fare due cavolate, ora in questo le caso, cavolate. In questo caso no. In questo caso no, sono assessore, però sinceramente basta, ho dato la mia vita, adesso me la voglio godere. Siamo con l'assessore Tiziana Nisini, che ringraziamo, buonasera. Buonasera. Allora, siamo venuti a trovarla perché, ti ricordi, no? Siamo stati al Circolo di Chiani qualche, ormai 10-15 giorni fa, abbiamo parlato col signor Borri che ci ha raccontato tutta la storia. Ora, per farla breve, diciamo comunque questo circolo si trova al momento chiuso e temono di dover chiudere per sempre. Il comune può fare qualcosa? Si è trovata una possibile soluzione? Allora, il comune, ma anch'io sono stata più volte al CAS Chiani e ci stiamo lavorando. Ieri c'è stato un incontro con gli uffici per trovare una soluzione. Ci sono dei problemi, credo noti, ormai noti. Si sta cercando di far ricominciare l'attività del CAS dall'ex scuola, perché il capannone, la situazione del capannone purtroppo non è sanabile. Deve essere demolito. Sì, deve essere demolito. Sì, si era aperto uno spiraglio con una lettera dell'ANAS che pareva fosse desse una deroga. Invece è stato solamente un rimando al comune, ma la normativa per l'ANAS e per il comune a livello nazionale è quella, per cui purtroppo abbiamo cercato tutte le possibili soluzioni possibili e immaginabili, ma il capannone va demolito. Vorremmo che l'attività continuasse, anche se un'attività un pochino più in piccolo, con molte difficoltà anche per loro, ma anche sulla ex scuola vanno fatte delle verifiche. Vanno fatte, perché comunque il convenzionamento è possibile solamente se l'immobile è in regola. Per cui ci conferma quello che poi ci ha detto Borri, di fatto, sia per quanto riguarda l'immobile che va demolito, sia per quanto riguarda le problematiche che sono l'ex scuola, fra cui che pannelli racchiudono amianto. Quindi quella problematica c'è, quindi di fatto se il CAS vuole riaprire deve fare degli investimenti abbastanza importanti. Sì, perché c'è la presenza, ormai io con l'amianto ad Arezzo sono l'assessore della Andiamo al Pighi. Dove mi muovo c'è l'amianto. Purtroppo questa città è stata molto utilizzata a suo tempo e ci sono una marea di strutture in amianto. Esatto, per cui va verificato, va quantificato il costo dell'operazione, va fatta una verifica anche a livello impiantistico, perché la convenzione si può dare solamente se l'immobile è a posto. Quindi al momento, diciamo, l'altro immobile deve essere demolito e non c'è certezza poi di ottenere questa convenzione fin quando l'altro immobile non è a posto. Gli uffici stanno lavorando, ieri ci siamo incontrati. Abbiamo fatto una riunione anche piuttosto lunga alla manutenzione, anche alla presenza del vice sindaco e dell'assessore Tanti, proprio perché, voglio dire, sappiamo quanto è importante l'attività, soprattutto a Chiani, dove l'unico punto di aggregazione è quello. E purtroppo non posso dargli delle risposte definitive stasera, anche se avrei voluto tanto, avrei preso una settimana di tempo, ma purtroppo non è bastata. La vicenda è complicata, perché non è che nasce oggi, questo lo dobbiamo ricordare, è una vicenda che viene da tanti anni fa. Non c'è soltanto questo, mi si può uscire anche il caso di San Clemente, che siano problematiche. Ma allora, ci sono problematiche diverse che stiamo cercando di risolvere, verrà preso caso per caso e anche con la collaborazione, insomma, dei CAS cercheremo, insomma, vista la valenza sociale e pubblica che hanno sul territorio, il nostro interesse arrivare a fondo con tutti. Purtroppo la politica del rimando ha portato a questo. Ora siamo qui e cercheremo di risolverle. Non si possono risolvere in 3 giorni, cercheremo, facendo un programma in base alla gravità delle situazioni, di riportare tutto a posto. È la politica del rimando, è quella che piace a te, no? Che tu dicevi nessuno fino che è intervenuto, come dire adesso arriva questa nuova giunta e interviene, no? Evidentemente non potevano. A miei tempi intervenne su Frassineto, era stato fatto un piano su Frassineto che poi saltò completamente, non so per colpa di chi, perché poi io non c'ero più. E d'altronde negli anni 60, 70 e 80 si è permesso di fare qualsiasi cosa in assenza, compreso lo stadio comunale di Arezzo, in assenza di normative precise ma non rispettate al 100%, e perché di fatto oggi ci troviamo in questa situazione. Non so se lo stadio di Arezzo è stato risolto il problema, perché c'erano problemi anche nello stadio, forse adesso sono stati fatti gli interventi,
è stata chiusa la maratona, però anche a suo tempo c'erano delle deleghe settimanali e domenicali per poter giocare allo stadio di Arezzo. Niente, si è tramandata questa politica di vedere, stare zitti e cercare di andare avanti, però oggi le problematiche stanno venendo fuori. Di fatto il comune non può intervenire a sanare se non in un'area perfettamente a posto e poi rilasciare le dovute licenze, quindi le problematiche ci sono. L'ultima cosa è, nel caso ecco, negativo, si potrebbe individuare altre aree, perché sempre da Chiani ci dicevano che c'erano state in passato delle ipotesi che poi non si sono concretizzate. Esatto, comunque ora stiamo pianificando il tutto, va fatto un ragionamento complessivo, perché poi non si può fare... prendere un pezzo, poi prendere un altro, va pianificato il tutto, vedere quant'è il costo complessivo dell'operazione, perché purtroppo le risorse del comune sono quelle, sono tante le operazioni da fare, per cui non voglio dire una cosa per un'altra, non voglio fare false promesse. Il nostro intento è quello di sistemare anche il Caschiani. Io col presidente Borri ogni tanto gli dico: mandami messaggi, sollecitami, così poi io teniamo viva la situazione, perché ho piacere, ecco, so l'importanza che hanno i CAS, ci sono stata, ho visto anche a Chiani insomma la bontà di queste persone, che comunque non hanno fatto polemica, nel senso sanno adattarsi, vogliono mandare avanti l'attività, e anche il mio volere insomma che loro proseguano con tante difficoltà. Ovviamente ci sarà un impegno del comune, un impegno anche loro. Saranno comunque sia, se dovesse andare bene l'ex scuola, saranno comunque sacrificati, però insomma in qualche modo si cercherà di sistemare la situazione, va fatta una pianificazione. Beh, io ringrazio molto l'assessore Tiziana Nisini che ci ha spiegato come stanno le cose e poi ovviamente vi aggiorneremo quando ci saranno novità. Grazie Beppe. Beh, ringraziamo il suo sostegno. Ti lasciamo qui perché così vedi tutto, no, il tuo passato, vai a vedere dove eri prima. Meglio assessore, assessora non mi piace. Anche a me non mi piace questo. Hai visto la Fedeli che ha richiamato quel giornalista che non l'ha chiamata ministra? Perché come la deve chiamare? Ministro. Ministro, è logico. Ma Boldrini, sai, no? Si arrabbia. Ciao. Ciao, non so queste problematiche. Ciao.